È stata presentata dal comandante Maurizio Zorzetto la riorganizzazione del comando di polizia locale di Pordenone Cordenons. Il progetto di ristrutturazione era già iniziato alcuni mesi or sono, prima dell'arrivo del comandante in città, e risponde a delle esigenze specifiche per il nostro territorio. Con le novità presentate si vogliono rendere i procedimenti più snelli ed efficienti, aumentare la presenza degli agenti sul territorio, digitalizzare e ammodernare i servizi resi dalla polizia locale. Pordenone, pur attestandosi tra i capoluoghi più sicuri d'Italia, ha la necessità di non abbassare la guardia. Al contrario, i cittadini vogliono, ed è giusto che sia così, un servizio all'altezza delle loro esigenze. Noi sappiamo però che il ventaglio di compiti a cui oggi la Polizia Locale è deputata è amplissimo, dalla questione dell'edilizia a quella ambientale, a quella commerciale, all'ordine pubblico, insomma tantissime incombenze che impongono un comando più corposo. Per questo abbiamo provveduto a numerose assunzioni che consentiranno di aumentare l'efficienza, diminuire i tempi di risposta e anche garantire maggiore visibilità. Tutto questo, ripeto, per consentire a Pordenone di mantenere un livello alto di sicurezza e di risposta nei confronti dei bisogni del cittadino. A livello strutturale c'è tutto un piano di efficientamento delle risorse strumentali, a partire anche dalla dislocazione del comando che ci sta già impegnando nelle fasi di progettazione della nuova caserma. A livello gestionale attueremo un articolato piano di digitalizzazione che ci permetterà di liberare risorse umane, di ridurre i tempi di lavoro e di attivare un percorso di esternalizzazione di tutte quelle funzioni che non necessariamente competono alla polizia locale o necessitino un operatore di polizia ad eseguirli. Ed infine, a livello organizzativo, una nuova strutturazione che è rivoluzionaria rispetto all'impianto fino ad oggi avuto, che si articola su tre reparti: reparto territoriale, reparto mobile e reparto operativo. A livello di reparto territoriale, quelle strutture deputate alla gestione del territorio nel quale confluiscono i presidi territoriali. A livello di reparto operativo, tutte le specialità, proprio perché essendo una città capoluogo puntiamo a diventare un punto di riferimento anche per i territori ad oggi ancora non convenzionati, anche sotto il profilo della specializzazione nelle materie più di nicchia. Ed infine, come reparto mobile, il nucleo radiomobile deputato al pronto intervento sull'intero territorio del distretto, e il nucleo di sicurezza urbana e polizia giudiziaria come nucleo di primo impiego in quelle situazioni critiche a monitoraggio delle condizioni più degradate e delle situazioni difficili dove si manifestano devianze o fenomeni di microcriminalità. A breve sarà allestita la nuova sede del comando in via Concordia, al fine di rendere la polizia locale più vicina alla città, col suo servizio e con la sua presenza. Anche l'attivazione di nuovi canali di comunicazione e informazione intende favorire il dialogo con i cittadini.